Allora, Andrea Ianni, nuovo sindaco di Isola, con un risultato molto netto. Ti aspettavi un risultato del genere? Non netto così, no? Perché è stata una campagna elettorale dura, sono intervenuti politici di spessore, no. Però il consenso si sentiva, nella gente si sentiva. 5 anni fa come adesso siamo una lista più robusta, una lista di movimenti civici diversi, di estrazione politica diversa, e quello ha fatto la differenza. Secondo te ha vinto più la voglia di cambiamento o la rabbia nei confronti di chi ha amministrato? No, io penso la voglia di cambiamento. L'Isola è un paese che vuole cambiare. La voglia di cambiamento. Ripartendo dalla ricostruzione, magari. Sì, nel modo di amministrare, ma anche dell'ordinario, ripartendo proprio dal decoro, che è l'ordinario, il decoro del paese è l'ordinario. E quindi si deve partire proprio dall'ABC. E poi su problematiche serie come la ricostruzione, lo spopolamento, quelle sono problematiche serie che insomma lì occorre ragionarci bene e davvero interfacciarsi con le istituzioni e con i commissari preposti al momento, sì. Hai parlato di campagna elettorale accesa, quale sarà il rapporto con le opposizioni? Ma io dopo la campagna elettorale riesco così benissimo a discernere l'aspetto personale da quello politico, spero davvero di avere un rapporto educato e costruttivo, lo spero davvero, vedremo, assolutamente, nel massimo del rispetto. E per il bene di Isola. E per il bene di Isola.